Buona domenica a tutti. Ricordiamo i nostri indirizzi per inviare messaggi, avvisi, formule di auguri ed articoli affinché la nostra emittente sia sempre più gradita e partecipata da tutti i parrocchiani. L'indirizzo di posta elettronica è teleradiogottolengo@gmail.com oppure alla tradizionale cassetta della posta situata sul portone del centro pastorale o ancora presso l'ufficio parrocchiale aperto al mattino del lunedì e il venerdì dalle ore 9 fino alle ore 11 o direttamente in redazione il venerdì sera dalle ore 19 fino alle ore 20. Ricordiamo inoltre che il notiziario lo trovate anche in rete, digitando su YouTube oppure su Facebook TRG Gottolengo. Ed ora lasciamo spazio all'editoriale di Don Arturo, che oggi ha per titolo Varcando la Porta Santa. Cari amici, uno degli atti che il pellegrino dell'anno santo compie è varcare la Porta Santa delle basiliche papali di Roma, quindi, o di ogni cattedrale, o secondo le indicazioni del vescovo di altre chiese nella diocesi. Questo atto ha un profondo significato, perché indica la professione di fede in Cristo da parte del credente. Manifesta tutta la sua fiducia in Lui. È un abbandonarsi, affidarsi completamente a Lui, vera e unica porta della salvezza. Gesù stesso lo afferma. Leggiamo nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. In verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Accettando la morte per la salvezza del suo gregge, Cristo è il buon pastore, ma anche la porta delle pecore. Nessuno può entrare nell'ovile di Cristo, la Chiesa, senza credere in Lui, senza passare per il suo mistero di morte e di resurrezione. Questa porta è ampia, invitante, aperta a tutti. Chi la vuole varcare sarà sempre ben accolto, sarà ben voluto, avrà salvezza. Ecco, io sto alla porta e busso, leggiamo nel libro dell'Apocalisse. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il cuore di Dio è sempre spalancato. Il suo amore è infinito e ad ognuno riserva un posto privilegiato. Questo è buono con le pecore. Non le percuote il buon pastore se si allontanano, se si smarriscono, se si feriscono. Le riconduce all'ovile, le cura una ad una. Ecco perché nessuna immagine è stata tanto cara ai cristiani quanto quella del buon pastore con la pecorella sulle spalle. Questo tratto sempre ha ispirato gli artisti, fin dai primi tempi della cristianità, e l'hanno volentieri riprodotto nelle pitture, nei mosaici, nelle sculture. Il Vangelo è molto eloquente, anche per quanto riguarda un altro aspetto. Quando parla, nel capitolo 7 di Matteo, di una porta stretta che conduce alla vita, e sono pochi quelli che riescono a trovarla. Perciò occorre non solo ammirare, non solo meditare le parole di Cristo, ma applicarle, vivere, cercare di metterle in concreto nella vita. Le pecore sono unite al pastore perché lo seguono, lo guardano, gli obbediscono, lo imitano.
Ecco perché varcare questa porta comporta il passare da una vita fredda o tiepida, mediocre, a una vita infiammata di luce e di amore, lucente, per la piena adesione a Cristo. Dio ama la festa, la gioia. Organizza il banchetto per la pecorella ritrovata. La storia dell'umanità, come quella attuale dell'anno santo della misericordia, si concluderà con un banchetto di nozze. Gesù, buon pastore e porta dell'ovile, mostra tenerezza e sollecitudine sempre e per tutti, non soltanto per chi la merita, ma gratuitamente per chi ne ha bisogno. Gesù, non dimentichiamolo mai, è la fonte di ogni merito che dà salvezza, di ogni liberazione da schiavitù. È Lui che mantiene lo spirito di conversione, che ci aiuta con la Sua grazia, ci dà vita attraverso i sacramenti, in una parola, garantisce e accompagna uno sviluppo sempre più intenso ad una vita santa. Questo noi lo crediamo. Se poi riusciamo a sperimentarlo, è davvero giubileo, è davvero gioia grande nel tempo e soprattutto in maniera definitiva dell'eternità. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica, buona settimana a tutti. Sabato 16 aprile alle ore 20:30 in oratorio si terrà la serata finale del gioco televisivo per bambini e famiglie dell'ICFR. La registrazione della serata verrà trasmessa domenica 17, mentre al termine di questo notiziario verrà proposta ai telespettatori la serata del 12 marzo scorso relativa alla partecipazione al gioco dei ragazzi del sesto anno. Sabato 2 aprile, presso la biblioteca di Gottolengo, si è tenuta una conferenza su LibreOffice. Questa raccolta di programmi per ufficio è completamente open source, quindi utilizzabile e ridistribuibile in modo libero e gratuito. È la migliore nel suo campo per l'attenzione alla sicurezza e l'aderenza agli standard internazionali. L'ospite d'onore dell'incontro è stato Italo Vignoli, cofondatore di Libre Italia e volto storico della comunità del software libero. Hanno completato la conferenza con esempi e applicazioni pratiche Giambattista Ducoli e Silvia Cibola. Sabato 16 aprile in corso, organizzato dall'Associazione Lugotto di Gottolengo, prosegue con una mattinata dedicata alla migrazione a Linux. Il programma è anche scaricabile gratuitamente. Molto semplicemente, buona giornata a tutti, benvenuti a questo terzo incontro programmato dalla biblioteca di Gottolengo assieme a Lugotto, ai ragazzi del Lugotto che ringrazio pubblicamente anche per averci portato l'esperto di giornata che è una vera eminenza non so, materia. Abbiamo esagerato un po', devo dire. No, non esageriamo. No, siamo realisti. E due parole soltanto per dire perché una cosa del genere in biblioteca, cosa che so, apparentemente potrebbe avere anche un circo. Per noi c'è un'attinenza profonda con l'attività della biblioteca, prima di tutto perché vediamo la biblioteca non più soltanto nelle sue funzioni originarie di acquisto, conservazione del patrimonio librario e di promozione alla lettura, ma la biblioteca ormai deve essere sempre più un luogo aperto con la società civile, con le associazioni, dove circolano e vengono le persone, dove circolano le idee. Praticamente quello che fa la rete noi lo facciamo qui localmente in piccolo. Questa è la filosofia che vogliamo portare avanti. Oltretutto a noi, e a me in particolare, è piaciuta molto l'idea del software libero perché ci affranca un po' dagli standard, dalle imposizioni delle grandi multinazionali. Insomma, è un segno di libertà anche in questo mondo complicato e difficile, e anche la filosofia della condivisione è molto bella, è molto, molto sociale, molto umanitaria, molto, molto libera,
tutti i principi che a noi stanno molto a cuore e che a tutti i cittadini di Brie dovrebbero stare a cuore, ecco. Quindi semplicemente queste due riflessioni. Non ho tempo perché non voglio stufare, cedo la parola a Simone che magari ci presenta meglio di quanto ho fatto io il signore Italo Vignoli, che è donna che di oggi. Grazie. Ringraziamo il consigliere delegato alla cultura Christopher Castellini ed il promotore Simone Bignetti per l'informazione pervenuta in redazione. L'intera presentazione, raccolta dal nostro operatore Luigi nel corso della giornata di sabato, verrà proposta integralmente dalla nostra emittente in coda al notiziario di domenica 24 aprile. Domenica prossima, 17 aprile, dalle ore 7 fino alle ore 23, si vota per un referendum popolare abrogativo sul tema della durata delle concessioni per l'estrazione di idrocarburi nelle zone di mare. Tutte le informazioni sulle disposizioni referendarie le trovate anche sui siti www.interno.gov.it e sulle pagine del televideo. Ed ora la rubrica dedicata ai poeti e agli scrittori. Gianni Rodari, detto Gianfranco, in arte Gianni, è stato tra i massimi scrittori per ragazzi del Novecento. Nasce a Omegna, nel Verbano, al confine con la provincia di Novara, il 23 ottobre del 1920 e muore a Roma il 14 aprile del 1980. Scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, specializzato in testi per bambini e ragazzi, i suoi libri, dal romanzo di Cipollino nel 1951 alle favole al telefono del 1962, dalle novelle fatte a macchina del 1973 a C'era due volte il barone Lamberto del 1978, sono stati tradotti in moltissime lingue e letti da milioni di bambini e ragazzi di tutto il mondo. Nel 1970 gli fu assegnato il primo Andersen, massimo riconoscimento mondiale, nel campo della letteratura per l'infanzia. La serie Matite Italiane presenta le opere di Gianni Rodari, illustrate dai disegnatori più dotati delle ultime generazioni. Ecco alcuni titoli: La freccia azzurra, Gelsomino nel paese dei bugiardi, Tante storie per giocare, 20 storie più una. Oggi vi proponiamo due semplici filastrocche dal titolo Proverbi, l'una, e Capelli bianchi, l'altra. Proverbi. Dice un proverbio dei tempi andati: meglio soli che male accompagnati. Ma io ne so uno più bello assai, in compagnia lontano vai. Dice un proverbio chissà perché: chi fa da sé fa per tre. Da questo orecchio io non ci sento: chi ha 100 amici fa per 100. Dice un proverbio con la muffa: chi sta solo non fa baruffa. Questa, io dico, è una bugia: se siamo in tanti si fa allegria. L'altra poesia è Capelli bianchi. Quanti capelli bianchi ha un vecchio muratore? Uno per ogni casa, bagnata dal suo sudore. E il vecchio maestro quanti capelli ha bianchi? Uno per ogni scolaro, cresciuto nei suoi banchi. Quanti capelli bianchi stanno in testa al nonnino? Uno per ogni fiaba che incanta il nipotino. Nella prima partita di calcio a 7 giocatori, girone 8 Elite, valida per il trofeo di Coppa Leonessa, la squadra del Gottolengo 2000 ha affrontato sul campo di casa l'AS di Tremosine. Vediamo una sintesi dell'incontro a cura di Vittorio. Al fischio iniziale il mister Rossi schiera in campo Paolo Biazzi, Pietro Nodari, Luca Tomasoni, Andrea Lafranchi, Nicola Benini, Antonio Lodigiani e Alessandro Carlotti.
Il risultato viene sbloccato all'ottavo minuto da Biazzi, con un tiro da centrocampo. Il Tremosine pareggia solamente 90 secondi più tardi. Si conferma il botte risposta di Reti. Questa volta è la Franchi con un dribbling a riportare momentaneamente in vantaggio il Cottolengo al 15° minuto. Ma dopo 40 secondi gli avversari rispondono portando il risultato sul 2-2. Al temporaneo gol del vantaggio del Tremosine, al 17° minuto, risponde Nodari. Il risultato, un minuto più tardi, è quindi portato sul 3-3. È però dal 20° minuto sino alla fine del primo tempo che la squadra del Tremosine approfitta della vulnerabilità della nostra area difensiva e del nostro portiere, mettendo a segno una consistente serie di reti. Nella ripresa, pronta reazione del Cottolengo. La complicità tra Tomasoni e Biazzi porta quest'ultimo a segnare al primo minuto. Al 9° e al 12° rispettivamente i nostri accorciano ulteriormente il divario.
Al quindicesimo, altra rete del Tremosine e dopo due minuti pronta reazione di Tognoli. L'ultimo gol del Tremosine al 23esimo chiude questo primo incontro di Coppa. In totale sono 18 le reti messe a segno in 50 minuti di gioco. Prossima partita, sabato 16 aprile, in trasferta a Brescia. Oggi, domenica 10 aprile, è la seconda domenica del mese e si tiene la raccolta per il nuovo centro sportivo dell'oratorio. Alle ore 8.30 i preadolescenti partono per Chiari per l'evento del DL Day. Mercoledì 13 e venerdì 15 aprile alle ore 20.30 l'incontro di formazione per assistenti del GRES di prima superiore. Mercoledì 13 aprile. La Belle Età va in pellegrinaggio alla Porta Santa della Cattedrale di Brescia. Alle ore 8.30 il ritrovo alla fermata dei Pullman del Bar Carroccio e partenza per Brescia. Alle ore 11 il passaggio alla Porta Santa. Alle ore 12 il pranzo al sacco nel ritrovo della Cattedrale. Alle ore 13.30 la visita guidata alle chiese di Santa Maria della Carità, Santa Rita, Duomo Vecchio. Alle ore 18 rientro Gottolengo. Adesioni e iscrizioni presso la signora Mariangela Bianchi. Domenica 17 aprile alle 16 si tiene l'incontro dei bambini e genitori del primo e sesto anno del ICFR. Sabato 16 e domenica 17 aprile si tiene la vendita di torte a favore del nuovo centro sportivo dell'oratorio. Ed ora il calendario liturgico della settimana. Oggi alle ore 18.30 la Santa Messa in chiesa parrocchiale. Lunedì 11 aprile si ricorda San Stanislao. In oratorio alle ore 8 la Santa Messa per i defunti, Cavallini Silvio e Ghirardi Maria. In oratorio alle ore 18.30 la Santa Messa. Martedì 12 aprile, la Santa Messa alle ore 8 in oratorio e alle ore 18.30 per la defunta Tribuni Angela. Alle ore 20.30 si tiene il seminario per la preghiera di effusione dello Spirito Santo. Mercoledì 13 aprile, in oratorio alle ore 8 la Santa Messa per il defunto Don Pietro Merigo. In oratorio alle ore 18.30 la Santa Messa per la defunta Morbini Annunciata e i defunti delle famiglie Morbini Migliorati. Alle ore 20.30 il Pro Famiglia presso la famiglia Rotelli Antonio ed Ernesta. Giovedì 14 aprile, in oratorio alle ore 8 la Santa Messa per la defunta Tedeschi Giuliana, Giulio e Argentina. Alla casa di riposo alle ore 16.30 la Santa Messa, in oratorio alle ore 18.30. Alle ore 9.30 si tiene il ritiro dei sacerdoti a Gottolengo. Venerdì 15 aprile, le Sante Messe in oratorio alle ore 8 per il defunto Alfano Antonio e alle ore 18.30 per i defunti Barbieri Severo e i defunti della famiglia Biloni. Alle ore 20.30 il catechismo per preadolescenti e adolescenti. Sabato 16 aprile, dalle ore 9 fino alle ore 11 si tengono le confessioni in chiesa parrocchiale. Presso la casa di riposo alle ore 16.30 la Santa Messa per i defunti della famiglia Maffi Giovanna e in chiesa parrocchiale alle ore 18.30 la Santa Messa. Domenica 17 aprile si ricorda la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Le Sante Messe in chiesa parrocchiale alle ore 8 per il defunto Benvenuti Toninelli, alle ore 10 e alle ore 18.30 per i defunti Tommasoni Tommaso, Agnese e figli. E con questo è tutto. Vi lascio la visione del gioco televisivo e vi auguro una buona domenica e una buona settimana.